Giovanni Esposito e il mondo affascinante delle città sotterranee. Ne vogliamo parlare? Volentieri. Beh, certo, lui è un regista e ha firmato Milano Underground, una serie in 4 episodi. Sì, Milano Underground racconta un po' la città dal punto di vista delle vite dei passeggeri della metropolitana. E il progetto nasce con l'ambizione di diventare europeo per poter creare un sistema distributivo che possa in qualche modo competere con il mercato statunitense. Mi spiego meglio, detta così sembra davvero una rivoluzione, in realtà non vogliamo fare guerra a nessuno, la mia è semplicemente una pura e semplice invidia, detto proprio francamente. Il mercato americano con i suoi 250 milioni di abitanti riesce agilmente a superare il break-even del botteghino, per cui ogni film ha la possibilità poi di andare all'estero e grazie al fattore linguistico, grazie all'inglese e al fatto che tutti gli altri paesi effettivamente doppiano, riesce a diventare un internazionale. Qualsiasi film americano che sia ovviamente degno di tale nome può avere un mercato internazionale. In Europa purtroppo no, abbiamo una barriera, le nostre sono barriere linguistiche, per cui creare effettivamente un progetto, una vera coproduzione europea che possa includere più paesi, quindi più lingue, il mio desiderio di fondo è quello di creare un progetto che possa competere con il mercato distributivo statunitense, lo so, sembra ambizioso. No, infatti facciamo gli auguri proprio per questo, per il progetto che è ambizioso. Bisogna sempre avere un'ambizione nella vita. All the best. All the best.